Siamo qui nel backstage, Eco Suoni, la super ospite, signori, la Claudia Laona, la Levante. E allora, cara Levante, che cosa c'è nella tua musica? Ma credo semplicemente io, nel senso che è una musica molto sincera, una musica che racconta di me, delle cose che penso, a tratti introspettiva, a tratti mi guardo un po' intorno, però direi niente di troppo complicato. Se poi racconta di me forse è un po' complicata, però non lo so. No, davvero c'è una grandissima energia, eravamo lì a seguirti giù dal palco, straordinaria, e non ci poteva essere una scelta migliore da parte dell'organizzazione di Eco Suoni. E Claudia, io voglio dirti anche che da parte nostra è un onore averti qua per questa intervista, ti vedremo anche come giudice adesso ad X Factor. Voglio sapere, ma tu ti ispiri, oppure quando eri piccolina ti ispiravi a qualcuno prima di arrivare dove sei adesso, oppure dove arriverai poi in futuro? Dacci un po' le tue contaminazioni, dici qualcosa. Ma io sono cresciuta ascoltando grandi donne, grandi voci, la musica italiana e estera, da Tori Amos, Janis Joplin, Alanis Morissette, alla Consoli, Cristina Donà, insomma, Mina, per tutta la parte, insomma, della tecnica, della grandissima voce che ha, insomma. Però sei nell'Olimpo delle grandi, nell'Olimpo delle idee, ma anche della bella musica indipendente che abbiamo avuto in Italia negli anni 90, e quindi sì, sono figlia di tante contaminazioni. Ma il motto della Levante qual è? Oddio, non ho un motto vero e proprio, ho una frase tatuata sul polso che è "abbi cura di te", che è un po' un augurio. E anche la canzone, esatto, che hai cantato per creare l'intimità, giusto, con il pubblico, sì. Hai fatto un qualcosa davvero di incredibile. Ed è arrivato, credimi, anche nei paesi vicino qui a Palma Campania, perché hai smosso le anime di parecchi di noi. È stato un bel momento, ma quello è un momento che amo tanto fare, perché appunto crea una spezza il distacco delle transenne, davvero, per cui senza microfono e senza amplificazioni canto "abbi cura di te" e il pubblico mi segue, alle volte semplicemente mi ascolta perché rimane sorpreso da questa scelta, e alle volte invece canta insieme a me. Questa sera hanno cantato in molti e sono molto contenti. Insomma, ci hai creato davvero un caos interiore. Grazie davvero. Grazie di cuore. Levante, qui streetnews.it. Ciao, grazie. Grazie. Grazie, ciao. Ciao.